Grazie, benvenuti in questo nuovo video. Io sono E Federic. Rovers. Oggi faremo la top 10 dei portieri più forti della storia del calcio. Quindi, ovviamente, i pareri sono personali. Quindi, se per voi tipo, è più forte un portiere o un altro e noi non l'abbiamo messo, è perché è un parere nostro oppure ci siamo dimenticati. Scriveteci sotto nei commenti poi la vostra classifica e iniziamo subito. Al decimo posto ci mettiamo Rene Higuita. Per chi non lo sapesse, questo era un portiere, ancora vivo, era un portiere colombiano degli anni 80 o 90. Praticamente era conosciutissimo per le sue uscite. Lui quando usciva, lui ha fatto tantissimo gol e quando usciva non si faceva mai prendere. Diciamo che come portiere non era chissà che, però è ricordato per la sua parata famosissima, la parata dello scorpione che se la fa ora Buffon si spacca la schiena e va all'ospedale. Ha fatto cose incredibili, però come portiere non era chissà che, ma diciamo era più un attaccante se vogliamo. Infatti ha segnato molto di più lui che Paloschi. Povero Paloschi, l'ha detto. Allora, a posto c'è Lehmann, portiere tedesco che nella sua carriera ha giocato all'Arsenal. Non sappiamo tanto di questo portiere, che è quello che conosciamo meno in questa classifica. E diciamo che questo portiere è il portiere che ha affrontato l'Italia nel 2006 e si è preso due gol in ben 2 minuti dal rosso da Del Piero. All'ottavo posto mettiamo Van der Sar. Van der Sar è stato uno storico portiere olandese, il miglior portiere nella stagione 2006-2007 alla Premier League ed è stato un portiere fortissimo, diciamo, del Manchester United, che ha fatto tantissime parate. E dell'Olanda. Al E dell'Olanda, ovviamente. settimo posto c'è Neuer, ancora gioca in attività. L'abbiamo messo così in settima posizione perché quando si ritirerà, se faremo un'altra classifica, lo metteremo in quarta, terza Dovete posizione. pensare anche che Neuer può peggiorare come può migliorare. Cioè, nel senso, potrà vincere ancora e facciamo finta un altro mondiale. O può essere tipo, dalla prossima stagione inizia a fare 3.000 E papere, perché capito? ancora non è finita, ancora 5-6 anni avanti di carriera. Lui gioca nel Bayern, ha vinto un mondiale, ha vinto la Champions, ha vinto il mondiale con la Germania, la Champions con il È Bayern Monaco, arrivato 2 volte in semifinale dell'Europeo. dopo ha vinto il campionato. È stato votato miglior portiere dell'anno in molte stagioni. È arrivato terzo al Terzo, sì. pallone E d'oro. per un portiere è una cosa incredibile. Soltanto un Che portiere ha vinto il pallone d'oro. ora scopriremo. Al sesto posto gli mettiamo Zoff. Zoff è ricordato a noi italiani per il mondiale dell'82. Vinto a ben 41 anni, un portiere storico. Ora Buffon cercherà di fare la stessa cosa ai mondiali 2018 e cercherà di vincere il mondiale pure a 40 anni. Diciamo che se ci riesce è un'impresa storica, possiamo dire. Zoff non è che sia stato un chissà che Un portiere, è portiere stato fortissimo. molto forte, ma soprattutto quel fatto gli ha fatto diventare una carriera molto più importante, cioè nel senso. Prima, se non vinceva mai quel mondiale dell'82, quando parlavamo di Zoff, si parlava di un portiere molto forte, sì, ma che. Perché prima di quel mondiale non aveva vinto altri mondiali Zoff, ma che non era stato mai così Viene vincente. ricordato E con specialmente per questo quel mondiale. mondiale, è questo mondiale che gli fa salire la classifica, diciamo. Ora andiamo fra i primi 5. Al quinto posto c'è Casillas. Ancora gioca ora al Porto, però la sua non è diventata Carriera. così forte in carriera grazie al Real e alla Spagna. Perché con la Spagna ha vinto Diciamo ha Europeo e vinto tutto. Mondiale, tutto. Ha vinto la Champions League, ha vinto il campionato, ha La vinto Coppa del Re, l'Oscar Re, ha tutte vinto la cose. Supercoppa Europea, Tutte ha le vinto cose il che si mondiale possano per. Cioè ha vinto vincere tutto in carriera. praticamente. Praticamente non ha vinto solo le coppe inglesi, le coppe cinesi. E ora il Porto non vince perché non ha una squadra forte come il Real. Però contro la Juve ha fatto qualche parata. E diciamo che è uno dei migliori amici di Buffon, possiamo dire, Sì, quasi stranieri, sempre si oltre a. sono affrontati Dati, così. e quindi si conoscono meglio le loro tasche. Mettiamo avanti. Poi ci abbiamo al quarto posto Oliver Kahn. Per chi non lo conoscesse, anche se è un po' difficile, questo era un ex portiere del Bayern Monaco. Uno abbastanza aggressivo che ti ammazzava, Sì, si diciamo. arrabbiava. Era come Montero, solo che Montero è un difensore, quello ti spasciava. La stessa cosa è Kahn. Kahn era così prepotente che ti sputava ogni partita. Però non si discute la sua qualità, era molto forte e in una finale di Champions parò in perfino 3 rigori che fecero vincere la Champions al Bayern Monaco.
E diciamo che si è contesto per molti anni il posto da miglior portiere con Buffon e insieme a Casillas. Ora andiamo sul podio. Medaglia di bronzo c'è Schmeichel. Chi non conosce Schmeichel, quasi tutti. Lui ha giocato al Manchester United, ha vinto campionato il giorno 2 maggio, dopo con la nazionale. Lui non aveva una nazionale forte, aveva la Danimarca. E perfino nella Danimarca si era infortunato Laudrup in quella stagione, quando la Danimarca vinse l'Europeo. Sì. Laudrup era uno dei giocatori più forti al mondo in quel momento, era anche il giocatore, insieme a Schmeichel, più forte della Danimarca. Cioè, per farvi capire come era combinata la Danimarca solo. E dopo lui ha un figlio che ora gioca all'Leicester e proprio il giorno 2 maggio dell'anno scorso ha vinto il campionato con il Leicester. Diciamo che come campionato ha fatto più un'impresa il figlio perché ha vinto contro con il Leicester. Eh sì. Cioè è più semplice vincere con il Leicester che con lo United. Però no, sì, però sì. Però Schmeichel ha fatto una grande impresa di aver vinto l'Europa con la Danimarca e anche la Champions League. Chi non lo sapesse, nel 1998, aspetta, mi sta venendo un blocco mentale. Ora non mi ricordo bene, ragazzi, mi devo informare. Però per chi non lo sapesse, Schmeichel, il Bayern in quel giorno, il Bayern, il Manchester United vinse la Champions quel giorno con due gol nel finale, dove praticamente segnarono al 90esimo e al 92esimo. C'era una 0 Bayern, alla fine ci fu il 2-1 del Manchester United. E anche padre e figlio hanno fatto tutte e due un'impresa. Il figlio vincere il campionato con la Premier League con il Leicester, il padre vincere il campionato europeo con la Danimarca. Alla fine andiamo alle prime due posizioni. Abbiamo messo un pari merito, allora, e sono Yashin e Buffon. Yashin, diciamo, fra i due è quello un po' meno conosciuto. Yashin è stato l'unico portiere a vincere il pallone d'oro. Ed era un paratutto, ragazzi. Infatti è stato l'unico portiere, ragazzi, sentite bene, che ha la miglior differenza reti. Che significa? Che ha preso meno gol delle sue presenze. Cioè, per dirvi quanto era potente come portiere. E non giocava manco in una squadra forte, giocava in una squadra abbastanza scarsetta, della Repubblica Ceca. È stato un grandissimo portiere. E perfino in una partita mondiale, quando c'era il Brasile Pelé lo affrontò e praticamente lui perse solo 3-1, che ai tempi perdere 3-1 al Brasile era, cioè, un'impresa, perché il Brasile sì, era distruggeva, sì. C'aveva Pelé, Rivelino e Zico, c'aveva Carlos Alberto, c'aveva 3.000 giocatori forti. E lui riuscì solo a prendere 3 gol. Ho capito, perché la difesa non era forte. E lui, la difesa era scarsa. E poi c'è il primo Buffon. Buffon che lo conosciamo tutti noi italiani per il mondiale vinto nel 2006, per quella parata su Zidane. Diciamo che Buffon è stato sempre un portiere storico che ha avuto sempre la sfortuna di non vincere la Champions League. 3 volte in finale, tutte e 3 volte. Spero che il prossimo anno la Juve riuscirà a vincere la Champions League. Anche se alla fine non ci riuscirà, lo sappiamo anche noi. Come abbiamo fatto lo scorso video, vendiamo i top player, come dobbiamo vincere. Come dobbiamo vincere, è vero, praticamente la Juve compra, vende. Ma non comunque, ragazzi, parlare. Se vi interessa potete vedere anche lo scorso video di Bonucci al Milan, che abbiamo caricato qualche ora fa, cioè un'ora fa. Comunque, ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un mi piace, lasciate anche sotto dei commenti sulla vostra classifica, perché ovviamente dove abbiamo sbagliato, non tutti, e se c'era qualche portiere poteva rientrare in questa classifica. Noi non abbiamo messo portieri come Courtois o De Gea perché ancora sono molto giovani e devono dimostrare. Ciao ragazzi. Ciao.